In questo ventesimo video parleremo della natura termica degli alimenti e del loro effetto sul Qi. Natura termica significa che gli alimenti possono ottenere un effetto riscaldante o rinfrescante, un effetto nutriente lo yin o nutriente lo yang. Esistono cibi di natura fredda. Sono adatti ovviamente alle persone di costituzione calda. Il cocomero, che qui vediamo, possiede un intenso effetto rinfrescante conformemente alla sua natura fredda. Disperde il calore del pericardio, depura l'intestino, disperde l'accumulo di calore nei canali e disseta. Anche il pomodoro ha natura fresca, quasi fredda. È dolce, acido. Il pomodoro ha effetti energetici marcati soprattutto nel disperdere il calore, rinfrescare il sangue e nutrire lo yin. E poi le vongole, che sono leggermente fredde, sono anche dolci e salate. La vongola nutre lo yin del fegato e del rene con buona efficacia nel rischiarare la vista. E poi la salsa di soia. La soia per sua natura è fredda e la salsa di soia conserva questa natura fredda. La salsa di soia è un ottimo condimento che ha effetto rinfrescante, dunque aggiunta ai cibi determina la modificazione del loro effetto sull'organismo rinfrescandoli. Ma esistono anche cibi di natura calda. Questi cibi riscaldano il Qi, lo attivano, lo mettono in movimento, sono adatti all'inverno, sono adatti a persone di costituzione fredda. Per esempio, molte spezie, come vediamo in questa immagine, hanno natura calda. Un cibo di natura calda è il vino rosso. Tant'è vero che quando si beve eccessivamente si ha proprio la sensazione del calore che sale verso la regione alta del corpo. Anche l'aragosta e i gamberi tendono al calore e tonificano con forza ed efficacia il rene e lo yang. In medicina cinese si utilizzano anche nei deficit sessuali. Risultano adatti anche a favorire la montata lattea e hanno un effetto galattogogo, dunque che promuove la produzione del latte. La carne di agnello è considerata di natura calda. Le carni degli ovini sono tutte di natura calda, in particolare quella dell'agnello. Hanno un potere riscaldante sulla milza, sul rene e possono essere consumate preferibilmente durante la stagione invernale, proprio per questo motivo. Esistono poi dei cibi che hanno natura fresca. Questi cibi non sono freddi ma freschi, hanno effetto rinfrescante, umidificante, sono adatti in particolare ai climi caldi e alle persone che in Cina si definiscono persone con deficit di yin, persone spesso ansiose che possono soffrire di insonnia, che hanno spesso sete, la pelle e le mucose sono particolarmente secche. La fragola ha questo effetto, promuove i liquidi organici, promuove la produzione di liquidi al polmone ma anche all'intestino grasso. Anche l'arancia ha questo effetto ed è una bella combinazione di sapore dolce e acido, per questo nutre i liquidi. L'avogado che vediamo in questa immagine promuove anch'esso la produzione dei liquidi organici per la sua natura fresca, nutre lo yin, nutre il sangue, umidifica polmone e intestino. Anche la carne di coniglio ha natura fresca e proprio per questo motivo è particolarmente adatta ai bambini in quanto è molto digeribile e rinfrescante. Ci sono poi i cibi di natura tiepida, adatti ai climi freschi, a persone che temono il freddo, a persone che soffrono di stanchezza cronica. Qui vediamo per esempio le castagne, che sono dolci e salate contemporaneamente secondo la medicina cinese. La castagna nutre milza pancreas e stomaco, tonifica il rene, rinforza la regione lombare e ha effetto antidiarroico ed emostatico. La carne di manzo possiede una lieve azione riscaldante e attiva milza pancreas e stomaco, dunque favorisce la risalita del Qi. Anche il salmone ha una natura che tende al tepore e per questo motivo è indicata nell'astenia e indicata anche nel nutrire il sangue. La cipolla e tutte le aliacee hanno natura tiepida e dunque proprio per questa loro caratteristica, unite ai cibi, servono per riscaldare appunto il cibo finale.
Esistono poi tantissimi cibi che non sono né freddi né caldi, ma hanno natura neutra, nutrono il corpo e tonificano l'energia. Per esempio il merluzzo che vediamo in questa immagine, che è adatto a tonificare qi e sangue, adatto alle convalescenze, alle debilitazioni, ma anche il riso, che ha natura neutra e sapore dolce. Tonifica il pancreas, nutre lo stomaco, la sua attività tende a favorire la discesa del qi e a sedare irrequietezza e sete. Il broccolo ha natura neutra, però è leggermente dolce e leggermente amaro, e il broccolo nutre anch'esso mizza pancreas e stomaco, ma risolve anche le stasi di qi con azione antispastica. Da ultimo la sogliola, che si rivolge, secondo la medicina cinese, al polmone e mizza pancreas. Ne tonifica il qi ed è particolarmente utile negli stati di qi con presenza anche di umidità. Dunque, anche la natura dei cibi è particolarmente utile per indirizzare i cibi alle persone che hanno differente costituzione. Alle persone di costituzione calda si consiglieranno cibi di natura fredda e l'incontrario. Inoltre, per nutrirsi secondo la stagione, durante l'inverno utilizzeremo cibi di natura calda e durante l'estate, in particolare, cibi di natura fredda o fresca. Video di medicina. Dall'Italia alla Cina. A cura del dottor Lucio Sotte, visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su agopuntura, medicina cinese e medicina integrata.